La musica e la coralità non si fermano neanche in questo anno particolare. Nonostante le difficoltà organizzative causa Covid, infatti, l'incontro internazionale polifonico Città di Fano procede grazie al lavoro in sinergia tra l'assessorato alla cultura e ai beni culturali del Comune di Fano e del Coro Malatestiano con la sua 47esima edizione e si reinventa per poter rispettare le normative anticontagio, offrendo comunque una grande varietà di appuntamenti ed incontri. Quest'anno causa Covid abbiamo dovuto cambiare un po' di cose, quindi ci sono delle novità che volevamo realizzare e altre che siamo stati costretti a realizzare. Quindi le novità sono i concerti che avranno il coro distanziato, i coristi distanziati tra loro, anche un numero ridotto di persone che possono venire ai concerti, quindi consiglio a tutti di prenotare i posti o di arrivare un po' in anticipo ai concerti per riuscire ad avere i posti. Nonostante inoltre l'assenza di cori provenienti dall'estero, le novità saranno comunque numerose. Novità importante è un progetto dedicato a opere gigantesche del Rinascimento che sono per 40 voci e che abbiamo pensato proprio di realizzare nell'anno in cui si parla di distanziamento sociale. Sono opere che dividono i cori, il coro in 8 cori distanziati tra loro, quindi è una cosa che non riguarda il Covid però che un po' ci ha fatto ripensare al tema dello spazio. Tra le altre novità, un concerto dedicato a Raffaello, perché quest'anno è un importante anniversario di Raffaello che aprirà proprio il festival il 2 mercoledì e quindi era giusto che Raffaello fosse celebrato quest'anno. Qualità e varietà saranno le parole d'ordine di questa edizione, che spazierà in un repertorio musicale ampio che passa dalla musica antica contemporanea di Raffaello a quella degli anni 60 e 70 del Novecento. La proposta di quest'anno comunque è ricca perché spazia dalla musica cinquecentesca e giunge al contemporaneo e in particolare giunge anche alle testimonianze diciamo musicali interpretate in chiave corale della tradizione musicale della canzonetta degli anni 60, degli anni 70. Ma soprattutto è un momento in cui siamo riusciti a intessere un buon rapporto con l'associazione ARCOM, che è l'associazione marchigiana dei cori, e molti cori marchigiani hanno aderito a questo nostro invito. Saranno presenti la domenica riempiendo di voci, di canto, di musica vari luoghi caratteristici delle città, i luoghi, le location più suggestive, più interessanti, e poi tutti insieme, rispettando indubbiamente le distanze, confluiranno in piazza. Ci sarà anche un momento corale insieme in cui il pubblico è invitato a partecipare e cantare insieme a noi. Possiamo trovare tutte le informazioni necessarie sul sito coropolifonicomalatestianofano.com, nell'info fanoincontro@gmail.com e sulla pagina Facebook del Coro Polifonico.